Esaminando un certo numero di persone in buona salute, abbiamo constatato che ciascuno degli atomi prismatici componenti gli eteri inferiori irradia delle linee di forza che fanno turbinare gli atomi fisici nei quali esso si inserisce, dando così vita a tutto il corpo denso. Queste forze si dirigono nel loro insieme verso la periferia del corpo, dove costituiscono quello che si chiama il fluido odico o raggio N. Quando la pressione dell'aria esterna si abbassa, per esempio in alta montagna, si constata nelle persone una certa tendenza al nervosismo, perché la forma eterica interna si lancia, senza trovare ostacoli, verso l'esterno. Se l'uomo non possedesse la facoltà di fermare, almeno in parte, questa perdita di energia solare con uno sforzo di volontà, nessuno potrebbe vivere alle grandi altezze. Abbiamo sentito parlare della commozione provocata dagli scoppi di bombe che ha fatto morire molti soldati senza che abbiano avuto la minima ferita sul campo di battaglia. Abbiamo potuto seguire e parlare con soldati morti in tal modo che facevano illazioni sulla causa del proprio decesso. Tutti affermavano di non aver provato nessun sentimento di paura ed erano anche unanimi nel dichiarare di aver perso la conoscenza e di essersi trovati subito dopo, viventi, in quella condizione. Differivano dai loro camerati, uccisi sul campo di battaglia, nel senso che non avevano nel corpo la minima scalfittura. Sulle prime, quello che ci aveva consigliato a spingere oltre le ricerche era il preconcetto che fossero stati assaliti dalla paura, sia pure inconsciamente, davanti all'imminenza del pericolo di cui non avevano potuto rendersi conto, che però aveva causato la loro morte. Più tardi, i risultati degli studi sulle conseguenze di una caduta da grande altezza ci hanno indotto a pensare che qualcosa di analogo poteva essersi verificato nelle commozioni dovute agli scoppi di bombe, e questa ipotesi si è dimostrata corretta. Ecco nei fatti. Tempo fa ci recammo di notte in una regione superfisica dove dovevamo compiere una missione. Udimmo un grido. Sebbene la voce umana si possa udire solo attraverso l'atmosfera terrestre, vi sono non di meno degli ultrasuoni percettibili nelle regioni spirituali a grandissime distanze. Tuttavia, quel grido sembrava molto vicino. In un batter d'occhio fui sul posto, ma non abbastanza in fretta per recare il soccorso necessario. Vidi un uomo che stava precipitando lungo una scarpata larga circa 4 metri, ripida, scoscesa, priva di vegetazione e senza alcun appoggio a cui potersi aggrappare. Per salvarlo sarebbe stato necessario materializzare mani e spalle, ma me ne mancava il tempo. Rapidamente l'uomo precipitò nel fondo dell'abisso a parecchie centinaia di metri di profondità. Mosso da un istintivo sentimento di solidarietà molto naturale, lo seguii e notai un fenomeno che si riallaccia all'argomento che è alla base di questo capitolo. Quando il suo corpo ebbe raggiunto un'altissima velocità, gli eteri componenti il corpo vitale schizzarono fuori dal corpo denso in modo tale per cui, quando l'uomo si sfracellò sulla roccia come una massa informe, c'erano pochissimi eteri al suo interno. Tuttavia, a poco, gli eteri si raggrupparono, presero forma e li vidi fluttuare al di sopra del corpo denso ridotto a brandelli. L'uomo era, però, così stupefatto e privo di emozioni da essere incapace di capire il cambiamento sopravvenuto in lui e la sua entrata nella morte. Resomi conto che non era più possibile rianimarlo, proseguii la mia strada riflettendo sull'accaduto.
Capivo che era accaduto qualcosa di straordinario e che era mio dovere verificare se il corpo eterico abbandona il corpo fisico in tutti i casi di caduta e, in caso affermativo, determinarne la ragione. Un tempo sarebbe stato difficile poter osservare delle cadute così spettacolari. Purtroppo ai giorni nostri queste cadute avvengono frequentemente per incidenti aerei che provocano molte vittime. Dunque, mi era facile rendermi conto che, nel momento in cui un corpo raggiunge una certa velocità, gli eteri superiori lo abbandonano e lasciano l'uomo privo di coscienza. Nell'istante in cui il corpo si sfracella al suolo, può accadere che la vittima riprenda conoscenza, mentre contemporaneamente gli eteri riprendono il loro posto. In tale momento, egli subisce le conseguenze fisiche della caduta mortale. Ma se la caduta prosegue anche dopo che gli eteri superiori sono usciti dal corpo, la crescente velocità finisce per estirpare a sua volta anche gli eteri inferiori. Solo il cordone argenteo rimane ancora attaccato al corpo. Nel momento in cui questo si sfracella al suolo, il cordone si rompe e di conseguenza l'atomo germe si stacca secondo il processo abituale. Queste constatazioni ci fanno concludere che è la pressione atmosferica anormale che conserva il corpo vitale entro il corpo denso. Quando ci spostiamo molto velocemente, la pressione atmosferica non agisce più su certe parti del corpo. Dietro di esso si produce così un vuoto parziale entro il quale si introducono le parti staccatesi dal corpo vitale. I due eteri superiori, uniti al corpo più debolmente, sono i primi a sfuggire dalla coscienza, lasciandone privo l'uomo, che vede passare, come un lampo, il panorama della sua vita. Se la caduta si accelera, la pressione dell'aria diminuisce, mentre aumenta il vuoto. Gli eteri inferiori, più vicini al corpo denso, vengono proiettati all'esterno. In tal modo, il corpo fisico muore prima di toccare il suolo. Quando un grosso proiettile attraversa l'atmosfera, si produce dietro di lui un vuoto d'aria a causa dell'enorme velocità. Se qualcuno si trova in tale zona vuota, mentre il proiettile fila a grande velocità, subisce uno shock più o meno violento, a seconda della propria resistenza e della distanza che lo separa dal centro di risucchio. Più precisamente, egli si trova in una posizione inversa di quella dell'individuo che cade, perché egli resta immobile, mentre il proiettile fende l'aria e crea il vuoto, permettendo così agli altri eteri di sfuggire. Se la quantità di etere così liberata è debole e non si compone che di eteri luminosi e riflettori, che governano le percezioni sensorie e la memoria, l'uomo probabilmente subirà una perdita di memoria passeggera e un breve arresto di coscienza e di movimento. Non appena gli eteri si saranno ricostituiti e avranno ripreso il loro posto nel corpo denso, questi inconvenienti scompariranno. Precisiamo che ciò avviene quando la caduta o lo shock sono relativamente lievi. In ogni caso, si tratta di un fenomeno molto più complicato di quello che riguarda i veicoli di un uomo morto di morte naturale. Gli eteri superiori del quale si raggruppano normalmente fuori del corpo inanimato.